Gli spettacoli sono alle 15, alle 17.15 e alle 19.30. È lo stesso Nanni Moretti a riaprire il cancello e ad accogliere il pubblico. Al suo nuovo Saker si proietta il film coreano Minari, fresco vincitore di un Oscar. Qui, come in tante sale d'Italia, si prova a ripartire nel rispetto delle norme sanitarie per rinnovare il rito del condividere la visione di un film, un piacere mancato a molti. Ieri sera ci sono stati anche gli Oscar e quindi ci è venuta questa voglia frenetica di tornare subito al cinema per vedere il primo spettacolo alle 3:15. Assolutamente il primo, sarei venuto anche alle 6 di mattina come hanno fatto a Milano. E sapessi com'è strano riprendere l'aperitivo a Milano, un sorso di normalità pre-pandemia sospirato soprattutto dai giovani, sul crinale tra vecchie usanze e nuove prudenze. È come imparare ad andare in bicicletta, capisci che non si dimentica mai, ma ne è mancato. Una pizza in compagnia, una pizza da solo e un totale di tavolini, rigorosamente all'aperto, occupati e prenotati, come sul lungomare di Napoli, per la gioia di clienti e ristoratori. Ovviamente, come dire, come se avessimo subito un mazzatone, diciamo, no? un po' così, però la voglia di riprenderci la vita e di ritornare a lavorare è sempre la stessa. Non dirmi no. E che vita sia allora, nella speranza di giorni migliori, come canta Ultimo. Sappi sempre che l'estate arriverà. Un mini show improvvisato all'aeroporto di Fiumicino, di buon augurio per i tempi che ci aspettano.